Noi siamo dell'Unione Italiana Sport per Tutti, siamo coordinatori del progetto SEI, SEI vuol dire Sport, Educazione e Inclusione. A noi è fatto molto piacere intervistare questa realtà, la realtà dell'Alchemia, già da 4 anni. E fa piacere collaborare con l'Alchemia perché anche l'Alchemia, il circolo, pensa che lo sport sia una cosa molto importante per l'inclusione sociale. Noi diamo una mano alla città, al sindaco, a tutti i protagonisti del quartiere, della circoscrizione, per fare in modo che i ragazzi possano fare dello sport che rende la vita in questa città molto più facile. Ecco perché noi abbiamo chiamato questo progetto Sport, Educazione e Inclusione. Quindi dicevo che Unione Italiana Sport per Tutti dà la possibilità a tutti, adulti, anziani, ragazzi, di fare attività sportiva e siamo presenti in tutta l'Italia e ancora meglio anche se una persona si trasferisce in un'altra regione, un altro comune, ha sempre la possibilità con la tessera di lui di poter fare attività sportiva. Ci fa molto piacere, come dicevo, insomma, questo lavoro con l'Alchemia, perché l'Alchemia si ispira ai valori che a noi insomma sono abbastanza buoni, magari si potesse trasferire ad altre circoscrizioni questa realtà. A noi farebbe molto piacere, infatti noi stiamo lavorando in quel senso, in quella direzione. Non so se la Silvia vuole aggiungere qualcosa. No, io volevo solo dire che questo progetto secondo me è molto bello e molto valido. Partiranno tanti laboratori per potervi dare modo di divertirvi, di stare tutti insieme. Quello che è importante ovviamente è il momento, la condivisione, quindi si cercherà di fare qualcosa per stare tutti bene insieme e perché si impari molto dallo sport, questo è il significato che la nostra associazione vuole dare. Dove è Mister? Allora, un applauso Mister! No, il progetto è bello, mi fa piacere che questi ragazzi partecipano a questo progetto e vi auguro tutti di finire fino in fondo, fino a questi 3 mesi che stiamo insieme, ci divertiamo e basta. Applausi, applausi! Allora possiamo andare, buon divertimento! Facciamo questo esercizio così. Piano piano, no, piano piano. Fate questo. Oh, buci da rosso! Poi basta. Torniamo indietro. Junior, qua! Redi. Qua. Di nuovo. Vai tu! Fammi! Vai, veloci! Ah, hai visto il caso? Vecchio! Uno! Alle! Due! Redu! Qua! Petro! Cambia! Redu! Dammi! 1-0 per... La butto fuori! Wow! Te l'ha detto il cavaliere! 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 4, va bene. Allora facciamo un applauso. Aspetta, manca Cristian. Muoviti che perde il tono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bravo! 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 Bravo!
Non è vita. È il torneo di videogame. Adesso, di due. Per il miglior rigorismo. Con questo. Dai, dammene uno. Nico, sai perché ho proprio fatto il colpo banale? Sta carico. Braccia, fai ora. No, dobbiamo fare il secondo, dai. Che culo. Buongiorno, mi chiamo Nicola Cellurale. Oggi cosa hai giocato, a qualcosa in particolare? Sì, calcio, ho fatto allenamento insieme al nostro mister. Bene. E ti piace il calcio? Sì, moltissimo. Bene. E adesso col mister cosa farai? Seguirai tutti i laboratori per tutto maggio e giugno? Tutti gli allenamenti? Tutti gli allenamenti? Sì. Perfetto. E ti aspetti, cosa ti aspetti? Alla fine di giugno cosa vorresti? Qual è il tuo desiderio per il calcio? Giocare in una squadra. Vorresti che una squadra, quindi. Ok, va bene, grazie allora. Ciao. Ciao, mi chiamo Tommaso. Ciao Tommaso, oggi hai giocato a qualcosa in particolare? Sì, ho giocato a calcio. Solo calcio, altre cose, scout? No, ho giocato solo a calcio. Ho giocato solo a calcio, ma mi hanno detto che sei stato bravo in una gara. Che gara hai fatto? Una gara di palleggi alle cioè al campo delle Collodi. Bene, bene. E farai tutti gli allenamenti di calcio adesso? Io sì. Io sì. Bene. E cosa ti aspetti alla fine di giugno? Spero di essere migliorato e sono sicuro che mi divertirò con i miei amici. Bene, allora, grazie. Ciao. Ciao. Guarda che vinto!
ecco. Dai, fatti un applauso. Lina, chi ha? Lina! Sei seconda, pari mezzo. Sono tutti che fanno le esibizioni di fuoco, è in break dance.